presentazione della rivista Liberazione. Gli incontri sono organizzati da Doyen, Centro di Ricerca per la Filosofia Pura Applicata, che il 27 novembre, per chi è interessato, organizza anche la prima lezione, diciamo così, del ciclo Arts and Philosophy con Simona Chiodo, che ci parlerà di filosofia estetica e nello specifico di bellezza trovata. Anche lì ci sarà il solito buffet organizzato dal professor Emilio Teodosio. E ultima cosa, siccome è l'atelier che sta cercando di organizzare questi eventi che speriamo vi interessino, per chi vuole questa sera c'è l'iscrizione all'associazione a quota ridotta, cioè 10 euro per tutti gli studenti e 15 per gli altri, per cui insomma, se vi interessa supportarci, facciamocelo sapere. Procediamo all'iscrizione. Adesso vi presento Matteo Andreotti, che presenterà il lavoro di oggi, dottorando in filosofia e in particolare sulle filosofie, che ci parlerà di Aipano che piatto, quindi a te la parola. Grazie. Cosa che per voi non ha senso, però faccio un refresh su questa pagina, voi non capirete perché, ma lo capiremo quando abbiamo finito poi tutto l'incontro. Quindi adesso la passo e partiamo. È importante che abbiate visto che ho fatto il refresh in questo istante, perché non sembra che era aperta da tanto. Ok, bene, le presentazioni le ha già fatte Adele, quindi vabbè. Ovviamente sono Matteo Andreozzi, come ho già detto, il nuovo progetto ambientale dell'Università di Milano, faccio un dottorato di ricerca. E oggi l'incontro è stato pianificato, si chiama Ha impatto il mio piatto. Ha impatto il mio piatto. Un titolo che in realtà dice tutto e niente di quello di cui parleremo oggi. E come sarà strutturato più o meno l'incontro? La volta scorsa con Leonardo, che adesso oggi fa le veste di camera da dietro sulle scale, c'è stata una prima circa 40 minuti, se non sbaglio, di sua esposizione, seguita da una pausa a cena in cui ha dato a partecipanti dei biglietti per scrivere eventuali motivazioni del gruppo, perché è giusto o sbagliato seguire una dieta vegetariana vegana, motivandolo appunto, e si è tornati dopo la pausa a cena discutendo insieme dei motivi. Io vorrei sottolineare un modo un po' diverso. Cercherò appunto di fare un incontro utilizzando anche delle slide che sia un po' più dialogico, poi faremo una pausa cena e poi vorrei magari insieme a Leonardo o chi altro vuole che stiamo qui e discutiamo insieme senza una precisa autorità o autorevolezza nostra i vari punti di cui abbiamo trattato oggi, se ci sono delle domande, degli approfondimenti che vale la pena discutere tutti assieme. Bene. Prima di iniziare, brevemente vado avanti, riprendo una cosa che ha detto Adele, che cos'è Doyen. Tutto questo ciclo di incontri nasce grazie a Doyen, questo è il sito internet dell'associazione, un'associazione che forse mi è scappato di mente, ma è nata 2 mesi fa, cioè siamo nati l'8 settembre, ho controllato oggi, 2 mesi e 2 giorni, 3 giorni fa. Noi abbiamo solo 2 mesi e la nostra idea è quella di organizzare molti incontri che riportino argomenti filosofici sul campo, in luoghi come in spazi culturali o anche gastronomia. Non ci occupiamo solo di filosofia del cibo, come avete visto avremo un incontro anche sull'arte e insomma vogliamo un po' riportare la filosofia in mezzo alla strada con tutte le metafore ci possono stare in questa affermazione. E è importante per noi che avere degli associati proprio perché siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi nel fare queste cose, stampare locandine eccetera, per adesso ci mettiamo di noi per di nostro, proprio per cercare di portare certi argomenti all'interno appunto di luoghi un po' meno accademici. Ma iniziamo con l'incontro di stasera e a me piace sempre iniziare precisando un po' le cose di cui parlerò. In questo caso è un po' più complicato, mi torna difficile fare un po' un outline di quello di cui discuterò. Quindi ho preferito iniziare dicendo di cosa non parleremo. Poi illustrerò brevemente alcuni punti che vanno a spiegare il titolo dell'incontro di oggi e poi cercherò di darvi alcune linee sommarie delle cose di cui intendo parlarvi oggi, ma non riuscirò a seguire un ordine
preciso, dovrò saltare un po' da qua a là, ma credo che sia stato, ci ho pensato a lungo, credo che sia il modo migliore per affrontare certi argomenti. Quindi, di cosa non parleremo oggi? Di sicuro non parleremo soltanto di impatto ambientale, nonostante il senso comune riporti il concetto di impatto a un impatto ambientale, un impatto ecologico, in realtà l'impatto di per sé non è soltanto un impatto ambientale. Poi non metteremo di sicuro in discussione la legittimità o l'eticità di una propria scelta, che sia veg o non veg. Uso apposta la dicitura veg perché non entreremo neanche così nel dettaglio nella differenza tra una scelta vegetariana e una vegana. Gli argomenti di cui parleremo oggi stanno a monte di questa discussione. E non vedremo nel dettaglio, perché in realtà lo vedremo, se e quanto impatto ha un piatto veg o non veg. E allora a questo punto non potrei dire, vabbè, scusa, ma che titolo hai dato all'incontro? Cioè, non parli di tutte le cose di cui mi aspetto, di cui mi aspettavo mi avresti parlato. In realtà la prendo un po' più alla larga da filosofo e vi invito a riflettere tutti sui significati della parola impatto. Se voi aprite un dizionario, io l'ho fatto per oggi, ho controllato quelle che sono le diverse accezioni della parola impatto. Una prima definizione di impatto è l'incontro di un corpo mobile con una superficie, visto che poi segue l'impatto del piatto, si presume che non parlerò dell'impatto che ha un piatto scagliato contro un muro sulla testa del proprio fidanzato. Uno scontro generico, no, neanche qui. C'è una terza accezione che è più figurata e considera questa: l'influenza o l'effetto dell'azione di una causa fisica, in questo caso del nostro piatto. Ok? Cosa vuol dire in questo caso vedere l'impatto inteso come influenza o effetto su determinate cose? Quali sono le cose su cui un piatto può avere un impatto? Sulla salute umana, sull'ambiente e sugli animali. Sono tutti e tre aspetti in cui un piatto ha un impatto, che, come vi ho già specificato, non è solo un impatto ambientale. Ora, nello specifico andremo a vedere se e come questo impatto del piatto su queste tre tipologie di enti, per così dire, è elevato. Se questo impatto è troppo elevato, cosa potremmo fare noi per limitare questo impatto? Ci sono tre grosse soluzioni che vanno anche al di là del senso comune. Una è il famoso, ormai penso che tutti sappiate, avete sentito parlare dell'impatto zero, giusto? Più o meno, no? Sì, si usa, no? Ok. L'impatto in zero, l'impatto ridotto o un impatto rispettoso. La scelta veg, nello specifico, uso questa V proprio per semplificare, è una scelta che può avere origine per limitare questo impatto sulla salute umana, sull'ambiente o sugli animali. Oggi noi parleremo quindi di una scelta veg che considera soltanto l'alimentazione, anche se in realtà una scelta veg ragionevolmente dovrebbe anche essere estesa ad altri campi, bestiali, eccetera eccetera. Quindi quello che cercheremo di fare oggi, tracciate queste sei direttive, quindi una scelta salutista, ambientalista, animalista, una impatto zero, impatto ridotto, impatto rispettoso, è verificare l'eccessivo impatto dell'alimentazione non veg comparata a quella veg, mettere in discussione la effettiva coerenza o efficacia di ognuna di queste tre scelte veg. Quindi non tanto se siano più etiche o più giuste, ma quanto poi riescono a perseguire gli obiettivi da cui nascono. E ci chiederemo insieme se c'è una scelta veg più coerente o efficace delle altre. Non cercherò di darvi delle risposte, ma solo di porvi delle domande. Che poi di fatto questo passaggio è quello che usano i professori per delegittimare quello, cioè per sminuire un po' quello che poi fanno passare per verità. Non lo so, magari consciamente sto facendo la stessa cosa, non lo so, comunque credeteci, non vi voglio dare risposte. Prima però di entrare nel dettaglio, come vi dicevo, non seguo un ordine preciso perché credo sia opportuno prima di tutto affrontare dal punto di vista proprio dell'esposizione il concetto di impatto ambientale, proprio perché ci è utile affrontare il concetto di ambiente a cui spesso viene associato l'impatto. Ora, l'ambiente in senso comune è inteso di solito come uno sfondo della vita, il palcoscenico della vita,
un qualcosa di statico che sta lì, un habitat che ci ospita. Okay. Bene, questa definizione di ambiente, questa percezione dell'ambiente è sbagliata sia da un punto di vista etimologico che da un punto di vista ecologico, ed è ormai superata da più di mezzo secolo. Dal punto di vista etimologico, in realtà, ambiente, quasi tutte le lingue, ma adesso noi parliamo dell'italiano, trae origine dal latino ambiens ambientis, fa riferimento a sia a ciò che è circonda che a ciò che è circondato. Quindi l'ambiente di per sé non è un palcoscenico su cui io mi trovo, su cui sto agendo, su cui appunto conduco la mia vita. L'ambiente comprende anche me. L'ambiente non è soltanto una cosa statica, l'ambiente, nel mio caso, nella mia percezione, in questo momento siete anche voi. Okay. Questo dal punto di vista etimologico della parola ambiente, che però da un punto di vista scientifico non ci dice ancora tutto su cosa sia l'ambiente. Faccio un attimo sistemare loro così. Fate, se magari fate il giro, andate con la continua proiettando. Così è caldo. Soltanto a livello fisiologico, l'insieme di connessioni neuronali permette
al vostro sistema nervoso di far emergere una proprietà che non è evincibile fisicamente. Questa proprietà è il vostro pensiero. In natura, allo stesso modo, quello che noi percepiamo essere dei servizi o delle risorse emergono da queste continue interazioni. Poi magari ci torniamo nella fase di dibattito. Bene, come è connesso l'ambiente con il nostro benessere? Qui vi faccio vedere, si legge più o meno, adesso non so se più o meno nel fondo si legge, vabbè, sommariamente comunque, ci sono, da uno studio che è stato condotto da 1400 scienziati, che è durato quasi 6 anni, che si chiama il Millennium Ecosystem Assessment, sono state studiate una serie di elementi, tra cui i costituenti del nostro benessere. Tra i costituenti del nostro benessere c'è sicuramente la sicurezza, il materiale per vivere, la salute, delle buone relazioni sociali, che insieme fanno da premessa la nostra stessa libertà di agire e di scegliere, ovviamente. Ok? Bene, fin qui sembrerebbe essere tutto indipendente dal palcoscenico della vita. In realtà quello che ci mostra il Millennium Ecosystem Assessment è come, con che forza e con che condizionamento tutte queste costituenti del nostro benessere sono connesse ai servizi ecosistemici che emergono dalle relazioni che si instaurano in natura. Servizi di approvvigionamento delle risorse, di regolazione del clima, delle malattie, anche culturali, estetici e spirituali, e di supporto, perché per esempio vi basti pensare, per citare solo un esempio, la stessa acqua potabile, non so come possiate immaginarvi che ci giunga a noi dell'acqua potabile, ma l'acqua viene filtrata dal suolo, viene ripulita dalle sostanze nocive, da un insieme di batteri, che poi rilasciano questa sostanza che viene in parte assorbita dagli alberi, ripulita da questo processo proprio della natura e rimessa poi a nostra disposizione come acqua potabile. Noi percepiamo l'acqua potabile, ma in realtà l'acqua potabile emerge da un insieme di relazioni tra forme di vita. Quello che ci tengo che voi vediate da questo schema, che comunque in 10 copie, quindi non per tutti, vi faccio girare, così ce l'avete, è che abbiamo visto, questo è ciò che contribuisce al nostro benessere. Tutto quello che contribuisce al nostro benessere non ce n'è una per ognuna, una ogni tre più o meno ce n'è. Tutto quello che contribuisce al nostro benessere è direttamente vincolato con forze diverse a questi servizi ecosistemici che di per sé emergono, e guardate bene questa cornice nera che qua non c'è, emergono come sottoinsieme della biodiversità. Quindi è l'insieme delle forme viventi sulla Terra che, interagendo tra loro, permette l'emergere di questi servizi che sono indispensabili per il nostro benessere. Quindi evidenziamo 5 aspetti di quello che il concetto di impatto ambientale ci ha permesso di vedere dell'ambiente e della connessione tra l'ambiente e il nostro benessere. Prima di tutto evidenziamo che il benessere umano dipende dal benessere della natura. In secondo luogo, che il benessere della natura dipende dalla biodiversità. In terzo luogo, che la biodiversità dipende dall'interdipendenza che esiste tra tutte queste forme di vita coevolute e coadattate. In seguito, questa interdipendenza dipende da un equilibrio che non è soltanto un equilibrio spaziale, ma anche temporale. E l'esempio dei cambiamenti climatici, del surriscaldamento globale, è un esempio del come non siano magari visibili spazialmente certe alterazioni di questo equilibrio, ma siano percepibili in lassi temporali. Quindi è dipendente da un equilibrio spazio-temporale di noi. Cosa vuol dire? Non deve essere un equilibrio statico, non deve stare entro una certa soglia, la CO2 piuttosto che gli inquinanti. Devono oscillare nel range di certi livelli, ok? Devono restare in questo equilibrio che non è un valore fisso, oscilla tra certi livelli. È importante che oscilli proprio perché l'equilibrio di per sé è consentito dall'impatto. Proprio perché la vita ha un impatto sull'ambiente esiste questo equilibrio, ok? Però questo equilibrio continua a oscillare proprio perché dipende dall'impatto che le diverse forme di vita hanno su altre forme di vita, modificando anche l'ambiente inorganico. Quindi di per sé tutto ha impatto, dal nostro respiro al camminare, tutto ha un impatto, che possa essere sulla salute, sull'ambiente o su altre forme di vita. Ma è proprio questo impatto che consente alla fine l'equilibrio e risalendo il nostro benessere e quello
della natura. Il problema quindi non è un problema di impatto, è un problema del troppo impatto. E nello specifico oggi noi andiamo a vedere, visto che siamo una gastronomia vegana e biologica, quale è e se c'è un eccessivo impatto di un'alimentazione non veg su i tre punti che abbiamo visto prima, ovvero sulla salute, sull'ambiente e sugli animali. Anche qui vi faccio aiutare da dei fogli, ne tengo uno così lo leggo con voi, per vedere insieme, questi sono, cioè sia fronte che retro, sono due cose diverse, per vedere insieme a voi a partire da certi dati scientifici quale e se è l'impatto eccessivo che un'alimentazione non veg ha, e iniziamo, con la salute umana. Allora, come potete leggere da queste diapositive che trovate su un sito che si chiama cambiamenu.it con la U senza accento, cambiamenu.it, partiamo da carne, uova e formaggi, che sono sorgenti principali di grassi saturi e di colesterolo, quindi di per sé non fanno un gran bene. Mentre è zero il colesterolo presente in cereali, legumi, frutta, semi oleosi e noci. Parliamo poi del problema del diabete di tipo 2. Aumenta il rischio del diabete provocato da una porzione di carne rossa al giorno. Quindi basta una porzione di carne rossa al giorno e aumenta, c'è una percentuale del 26% che credo non si legga bene. Non si legge bene, però è del 26% l'aumento del rischio di contrarre il diabete di tipo 2, mentre è del 50% la riduzione del rischio di diabete di tipo 2 favorita da una dieta ricca di frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Quindi anche per quanto riguarda il diabete non se ne esce. Infarto e malattie cardiache in generale, 50% è l'aumento del fattore di rischio di infarto che ha chi consuma troppa carne rispetto a chi non ne consuma affatto. 1 su 2, 50%. 35% la riduzione di rischio di patologie coronarie favorita dall'esclusione della carne dalla dieta. 35% in meno di rischio. Cancro. 11-16% sono i decessi di uomini e donne che si potrebbero evitare diminuendo il consumo di carne. 800 grammi è la quantità di legumi, cereali non raffinati, patate, verdure varie che è necessario assumere al giorno per contribuire a prevenire il cancro. 800 grammi. Girate il foglio. È 1 su 10 il numero dei bambini sovrappeso. E il colesterolo, per quanto riguarda il colesterolo, la carne rossa e i suoi grassi saturi provocano alti livelli di colesterolo, come abbiamo visto, e la maggior parte causa di obesità e malattie cardiovascolari. Torniamo al diabete di tipo 2. L'80% di riduzione del rischio di diabete 2 per i vegetariani rispetto ai non vegetariani. Cioè, l'80% di diminuzione del rischio se si assume una dieta vegetariana. Cioè, di diminuzione del rischio. Grassi saturi. Tutti i prodotti a base di carne contengono molti grassi saturi che provocano insulinoresistenza. Infarto di nuovo. 24% e 57% è l'inferiore incidenza di coronaropatia rispettivamente nei vegetariani e nei vegani. Ogni 2 minuti il tempo in cui in Italia si registra un infarto con esito mortale. 45% è la probabilità in meno che un vegetariano ha di ammalarsi di cancro al sangue. 35% l'aumento di rischio di contrarre il cancro dell'intestino con 2 porzioni di carne al giorno. 12% le probabilità in meno che un vegetariano ha di ammalarsi di ogni tipo di cancro. Quindi sulla salute, la faccio girare anche questa una volta che l'ho letto, se c'è qualcuno che la voleva avere, perché poi ve le lascio io queste. Se c'è qualcuno che ha dei dubbi sull'eccessivo impatto che ha sulla salute una dieta non veg, direi che l'abbiamo, come argomento l'abbiamo affrontato. Vediamo adesso l'ambiente. Io intanto leggo per andare un po' più veloce. C'è un frangente che si chiama Meno ossigeno per tutti e dice: sono 621.000 km quadrati di Amazzonia brasiliana persi fino ad oggi, cioè 2 Italie o una Francia o 168 campi da tennis. 80 milioni sono i bovini che pascono dove c'era la foresta.
la bistecca che vedete, dice, è costata al pianeta 17,5 metri quadrati di foresta. Quindi una bistecca costa al pianeta 17,5 metri quadrati di foresta. Poi c'è il capitolo fame nel mondo. Da 5 a 10 persone la capacità di sfamare di un ettaro utilizzato per la produzione di uova, latte o carne. Per questa bistecca, sempre, sono stati necessari 7,5 kg di cereali. Quindi pensate, per più o meno mezzetto di bistecca sono necessari circa 7,5 kg di cereali. Risorse a secco. Sono 5 kg la quantità di carne che si produce con tutta l'acqua che consuma una famiglia media americana in un anno. Sempre la bistecca è costata al pianeta 7.750 litri d'acqua. Una bistecca. Ovviamente come è costata? Irrigando i campi che servivano per dare da mangiare agli animali, dandogli loro dell'acqua, eccetera, eccetera. Ozono, addio. 64% dell'ammoniaca è l'impatto degli allevamenti sulle piogge acide e l'eutrofizzazione. Di 4 gradi è l'aumento della temperatura prevista nel corso di questi secoli a causa degli allevamenti. Questa bistecca ha prodotto 18 kg di CO2. 18 kg di CO2. Non so se sapete, ma l'allevamento intensivo è tra le prime tre cause del surriscaldamento globale. Giriamo il foglio, ancora dell'ossigeno per tutti. 18 secondi è il tempo in cui si disbosca un ettaro di foresta amazzonica, ovviamente per allevamenti. 70% le aree forestali dell'America Latina disboscate per destinarle al pascolo. Un Piemonte è l'area di foresta amazzonica disboscata ogni anno. Tornando alla fame nel mondo, 33% è l'estensione mondiale dei suoli coltivabili destinati alle monocolture per i mangimi. 50-90% sono le percentuali rispettivamente di cereali e soia prodotti per diventare mangimi. Cioè dal 50-90% dei cereali e dei legumi che viene coltivata e prodotta è mangime per animali. Ok? Questo vuol dire questa voce. 30 persone e la capacità di sfumare un ettaro di terreno coltivato con cereali, verdura, frutta e grassi vegetali. Fatevi voi i conti, risalendo sulle percentuali. Acqua. 1000 tonnellate è l'acqua che ogni giorno viene prelevata per gli allevamenti. 200 litri è la quantità d'acqua consumata da una mucca in un giorno. 1 milione di litri l'acqua che serve per coltivare 1000 kg di cereali. Ozono. 18% di CO2 le emissioni totali provocate dagli allevamenti. 65% degli ossidi di azoto, le emissioni del letame, che ha un potenziale clima alterante 265 volte maggiore della CO2. Ovviamente non è l'unica causa del surriscaldamento globale. Il 37% del metano da attività umane sono le emissioni prodotte dal sistema digestivo dei ruminanti. E questa l'hanno messa in modo carino, sono le scoregge delle mucche. Fatela pure girare. E fa ridere come dato, ma è vero. Fa assolutamente ridere, ma è verissimo. Ultimo, poi ho finito quei fogli da darvi, giuro, perché so che è uno dei momenti più pallosi, però è importante vederli tutti insieme. Non riuscivo a metterli tutti in una slide, sarebbe stato parlare di una slide con tutti questi dati, era noiosissimo. Ho preferito darvi queste cose e anche farvele tenere, così vi possono anche essere utili. Vediamo l'impatto. Quindi abbiamo visto l'impatto sulla salute, abbiamo visto l'impatto sull'ambiente e vediamo l'impatto, per nulla scontato, che c'è sul mondo animale. 330 milioni di pulcini maschi uccisi ogni anno in Italia perché inutili alla produzione di uova. 20 centimetri la grandezza della gabbia delle galline ovaiole. 2 anni è la vita massima delle galline, poi diventeranno carne di seconda scelta. 11 milioni di tonnellate di latte che le mucche sono costrette a produrre ogni anno in Italia. Diciamolo una volta per tutte, perché non c'era anche l'altra volta, la mucca, per qualsiasi altro mammifero, non fa latte. Fa latte quando è stata fecondata ed è incinta. Quindi l'idea di senso comune che la mucca faccia comunque sempre il latte, che le faccia bene essere muta, no. La mucca fa latte quando è stata ingravidata ed è ingravidata artificialmente con un singolo di sperma grosso così, questo. E poi ovviamente le fa bene essere munta perché le portano via il vitello, perché il vitello deve fare della carne buona, ancora fresca, prima addirittura secondo alcuni che inizia a ruminare, quindi il vitello viene alimentato artificialmente e la mucca, non so, se conoscete qualcuno che è stato incinta, se
bambino non viene allattato, si creano dei problemi anche alle mammelle, e quindi la mucca si vuole essere mutta, ma preferirebbe dare la sua vita all'isola. Quindi non ci sono ritornati altri che le mucche sono costrette a produrre ogni anno in Italia. 7 anni la vita media di una mucca da latte industriale contro i 40 anni che vivrebbe in natura. 7 anni ovviamente per antibiotici e altre sostanze che vengono date. Senza mamma, i vitelli non devono succhiare il latte che va ai consumatori e sono nutriti con preparati come delle cose che vi ho già anticipato. 2 anni è la vita delle scrofe in allevamento, quando in natura le vivrebbero fino a 18. Senza anestesia, la castrazione dei maialini è effettuata perché la maturità sessuale conferisce cattivi odori alle carni, quindi vengono castrati fin da piccolo. Meno di un mese l'età dei maialini sottratti alle madri. 80 milioni di tonnellate di animali acquatici destinati al consumo umano ogni giorno. 50% i pesci in commercio provenienti dall'acquacultura, cioè allevamento intensivo. 87% il numero degli impianti italiani intensivi. Da 10 a 15 polli in allevamento intensivo per metro quadro. 30 giorni su 40 è il tempo che i polli passano immobili sui loro escrementi e nella loro vederia. Tendenzialmente al buio. Mezzo miliardo è il numero di polli e tacchini macellati nel 2008 in Italia. 6 mesi è la durata della vita dei vitelli all'ingrasso. I bovini, la voce è... fermi tutti, i bovini devono muoversi il meno possibile, più energia salvano, più ingrassano e meno consumano. 3,8 sono i milioni di bovini macellati in Italia nel 2008, 1000 i maiali uccisi in una mattinata, 1 milione i maiali che muovono durante il trasporto al macello ogni anno, cioè durante il trasporto non vengono consumati, muoiono per le condizioni di trasporto. 35,6 milioni i maiali macellati ogni anno in Italia. Asfissia e muta agonia, le cause del decesso della maggior parte dei pesci che arriva in commercio, ovviamente muoiono per asfissia. Vuol dire vivi la fine della ragosta e dei crostacei che per tradizione, si dice anche per gusto, vengono fatte. Ora, prometto che con le cose tristi abbiamo finito qua. Ok, però ci tenevo che una volta chiarito che l'impatto non è solo l'impatto ambientale, una volta chiarito che un certo impatto è fondamentale alla vita, va altrettanto chiarito che un certo tipo di alimentazione, e ripeto ancora una volta perché è arrivato tardi, che oggi parliamo solo di alimentazione, ma in realtà il campo non si deve fermare lì se vogliamo considerare troppo impatto, dovremmo considerare anche bestiari, una serie di altre questioni ovviamente. Ovviamente pensiamo alla gastronomia e alla alimentazione, che per forza è un argomento troncato ovviamente, ok? Però ci tenevo a evidenziare che c'è un troppo impatto di un'alimentazione non bella. Ah, ecco, ovviamente io vi ho dato queste slide, le slide, anche perché è arrivato dopo, si trovano sul sito che è cambiamenu.it, lì ci sono anche tutte le fonti a cui si fa riferimento, lì per i dati a cui sono stati, cioè per dove sono stati presi i dati che vi vengono riportati. Bene, pensiamo a possibili soluzioni. Abbiamo capito che c'è un eccessivo impatto che ha a che fare con la nostra alimentazione, abbiamo capito che questo impatto ha a che fare con tre dimensioni, salute, ambiente, animali. Pensiamo alle possibili soluzioni. Abbiamo accennato prima a tre ipotesi: impatto zero, impatto ridotto, impatto rispettoso. Partiamo con l'impatto zero che è tanto promosso. Prima, quando vi chiesto se lo conoscevate, non vi ho visto sicuri. Siamo d'accordo che è abbastanza promosso l'impatto zero. Fatemi un sì, sì, poi fatemi no, non state dicendo fesserie. Siamo d'accordo. Cioè, ne sentite parlare in radio, in TV, vieni qua, impatto zero, perfetto. Ok, che cos'è l'impatto zero? Pochi in realtà lo sanno, l'impatto zero consiste di tre ipotesi, ok? La prima è, consiste in misure di compensazione di un impatto eccessivo, ci torno. La seconda è riduzione dell'impatto di un'azione dell'impatto eccessivo. La terza è acquisto di crediti di chi impatta sotto la mira. Viene riconosciuto come un'attività a impatto zero un'attività che rispetta una di queste tre caratteristiche. Ok? Ora, a me personalmente non torna. Secondo me, e poi ci torniamo, sull'impatto zero c'è da dire un po' di cose. Innanzitutto, per esistere, ma poi torno sulla slide di prima, perché ci sia l'impatto zero ci deve essere il contraltare di un impatto eccessivo. Perché a zero vuol dire, non vuol dire che io non impatto, perché abbiamo già detto che devo impattare. Ok? Vuol dire che io impatto 10, ma cerco di recuperare da ciò. Okay. Il solo fatto che in realtà l'impatto zero non sia un impatto zero, ma è un impatto 10-10,
che ha più senso, per fare l'esempio del 10, è fuorviante, perché uno pensa che seguendo una strada a impatto zero non impatta per niente, quando in realtà se uno non impattasse per niente sarebbe un problema per la vita, deve impattare un po'. Ed è potenzialmente controproducente per vari motivi su cui torno. Certo è che però è meglio di niente, ok? Questo non vuol dire che io voglio dire che l'impatto zero è una fessione. Torniamo indietro, perché dico queste cose? E ridecliniamole sulla salute, sull'ambiente e sugli animali. Misure di compensazione di un impatto eccessivo. Salute. Va bene, io decido di mangiare poca carne, ma visto che mi concedo di mangiare poca carne, fumo 40 sigarette al giorno. Rientra nell'impatto zero, seguendo la prima cosa. Oppure, va bene, ok, io mi mangio un quantitativo di carne che corrisponde a 10 maiali uccisi, però poi finanzio qualcuno che ne riallevi altri 10. Anche questo rientra nell'impatto zero. Oppure, va bene, disbosco la foresta amazzonica ma pianto due alberi a Segrate. Ok? Questo rientra nell'impatto zero. A me non torna. Riduzione dell'impatto di un'azione dall'impatto eccessivo. Va bene, consumo meno carne, ma visto che consumo meno carne, si volta l'ATM e giro in macchina. Rientra nell'impatto zero, se stiamo parlando di ambiente. Oppure, animali. Va bene, mangio 10 maiali, ma prometto non mangio più. Te lo giuro. Oppure, salute. Vabbè, sì, anche lì, magari appunto riduco la carne ma aumento un'altra cosa. Acquisto di crediti di chi aspetta, questo è ancora più paradossale, funziona tra gli stati ovviamente, io supero le soglie di CO2 che sono state stabilite, però siccome c'è l'Uganda che non raggiunge neanche, tendentando il nome del paese, non è un altro scientifico questo, giusto per fare un po' improvvisazione, che ovviamente sta sotto, quindi io lo finanzio affinché rimanga sotto la soglia. Gli va bene? Pensiamo per la salute, va bene, allora facciamo così, io mangio carne, ok? Però siccome tu sei vegetariano ti compri una verdura. È impatto zero. Oppure, va bene, insomma, capite di per sé che genera dei problemi il concetto di impatto zero, ed è per questo che io tenderei a cancellarlo tra, stiamo parlando di alimentazione, tra le soluzioni che abbiamo detto più coerenti ed efficaci. Questo non vuol dire che siano più o meno giusto o più o meno etiche, ok? Ma di coerenza ed efficacia. A questo punto, se però vogliamo approcciare un'altra possibile soluzione di un impatto eccessivo, dobbiamo ritornare alla definizione che abbiamo dato all'inizio di impatto, cioè quella che ci interessa, cioè ovvero influenza o effetto dell'azione di una causa fisica, ok? In questo caso l'eccessivo effetto di questa causa. In questo senso bisogna considerare, secondo me, il concetto, conviene considerare il concetto di impatto come l'opportunità e o la necessità di un'alimentazione, e in questo caso ritorno a ripetere, parliamo solo di alimentazione, ma tenete presente che il discorso dovrebbe essere molto più ampio, che comporti un certo tipo di relazione, sia diretta che indiretta, con la salute, l'ambiente e gli animali. Sia diretta che indiretta, perché comunque, interessando di salute, ambiente e animali, sappiamo che io posso anche scegliere di non fumare, però poi magari non me ne frego dell'inquinamento, il problema dei polmoni, il problema rimane. Quindi parlare di impatto e allontanandosi dall'impatto zero, avvicinandosi a impatto ridotto o rispettoso, conviene considerare il concetto di impatto non tanto come per dire sì, un impatto eccessivo lo faccio ma cerco di compensare in qualche modo, compro la verdura al mio amico piuttosto che... no, pensare della necessità e opportunità che abbiamo di ridurre questo impatto. Una possibile ipotesi per ridurre questo impatto è il concetto di impatto ridotto, ok? L'impatto ridotto è una riduzione dell'impatto eccessivo causato da più azioni. Abbiamo già visto come nell'impatto zero ci fosse una riduzione di una, quindi potresti dire più o meno la stessa cosa. In realtà no, perché qui ci si focalizza sull'impatto, non tanto sull'azione. Focalizzandosi sull'impatto, se noi consideriamo l'impatto ambientale, ad esempio, una scelta è quella dell'alimentazione, però viene a cascata anche non usare eccessivamente la macchina, non usare prodotti inquinanti e così via. Lo stesso si dica per
se si fa il discorso sugli animali o sulla salute. Se uno sceglie di ridurre l'impatto che ha sulla propria salute la carne rossa, avrebbe poco senso che poi insomma si deve 2 litri di candeggina dicendo sono a posto così perché mi piace. Cioè, ovviamente il discorso sull'impatto che ha sulla salute va allargato a più questioni. E quando si parla di impatto ridotto, quindi ci si focalizza ad esempio sulla salute, cosa mi fa stare bene, ok? Anche sull'impatto ridotto però c'è qualcosa che non mi torna. Perché abbiamo visto prima, quando io appunto sono partito con l'impatto ambientale sull'ambiente, ci si può interessare di un solo aspetto del proprio benessere, cioè possiamo interessarci di avere solo, abbiamo visto prima le voci, se qualcuno ha ancora il foglio, delle buone relazioni sociali, della nostra salute, quando in realtà tutte queste cose sono connesse e connesse anche alla nostra libertà. O ancora, ci si può interessare di un solo aspetto dell'ambiente, cioè posso dire di voler ridurre l'impatto della mia alimentazione perché voglio che diminuisca il tasso di CO2? In questo senso un veg, per così dire, ambientalista dovrebbe ragionevolmente eliminare anche il riso, che è la principale fonte di metano, che è una delle 3 principali diciamo, componenti che determina il surriscaldamento globale. Danila mi ha anche insegnato del caffè, no? Giusto? Sì, mi dicevi anche del caffè. Il problema, insomma, se uno volesse essere veramente coerente parlando di impatto ridotto e volendolo giustificare sull'ambiente, bisognerebbe veramente estendere il discorso a più cose. Tu me ne hai parlato del caffè, mi ricordo male. No, non con riferimento all'impatto, però. Ah, ok. Era caso di sfruttamento, di... Sfruttamento umano. Ma io E poi ha senso parlare... Quindi, un conto è il benessere, un conto è l'ambiente, ma quando poi si parla degli animali, ha senso parlare di un impatto ridotto sulla sofferenza degli animali? Cioè, ha senso dire, sì, dico, guarda là, e lo uccido invece che... invece che torturarlo e farlo bollire. Cioè ha un senso davvero dire che ha un impatto minore uccidere un animale ma sorridendogli, o ucciderlo cercando, per fargli capire, metodi che non fanno soffrire un animale, più comuni, insomma sparare un chiodo di questa grandezza in fronte all'animale, in modo tale che va subito in tilt e poi viene scozzato e dà meno problemi morali. Okay? Oppure pensiamo all'alternativa ipotesi di condanna di morte che c'è negli USA, per cui ci sono 2 o 3 persone che iniettano insieme un liquido letale, ma nessuno dei 3 sa chi è il boia, no? Quindi possiamo dire che ha un impatto ridotto su quello che sta morendo, no? Ok, quindi nel senso, ha senso parlare di un impatto ridotto quando succedono animali? Secondo me non tanto, ma è molto meglio di niente, sicuramente molto meglio di niente, sia parlare di impatto zero che di impatto ridotto. Beh, rimane solo l'impatto rispettoso, ma se è impatto rispettoso ci dobbiamo chiedere, sì, ma rispetto di che cosa? Ritorniamo a quello che ci siamo detti prima. Se consideriamo l'impatto come un'opportunità, una necessità di un'alimentazione che comporta un certo tipo di relazione diretta o indiretta con la salute degli animali e all'ambiente, ovviamente si parla di un impatto rispettoso della salute, dell'ambiente e degli animali. Il concetto di rispetto è generico e vago, ma cambia radicalmente l'impostazione, che diventa meno meccanica e a mio avviso anche più coerente a seconda poi delle scelte che si possono fare. Quindi, capito che probabilmente una delle scelte più coerenti ed efficaci di fare una scelta di alimentazione veg è quella di perseguire non tanto un impatto zero che sia non impattare niente, come ho detto, è impossibile, anzi serve impattare una minima, né impattare 10 e riequilibrare 10, né tanto impattare un po' di meno. La cosa probabilmente più coerente è quella di ragionare su un impatto che rispetti salute, ambiente o animali. Resta però aperto il discorso su quale di questi punti, avrebbe più, sarebbe più coerente e più efficace appoggiarsi per partire a fare una scelta di tipo veg. Quindi, capito che la scelta di tipo veg può essere mossa dalla riduzione di un impatto, e capito che il modo più efficace di approcciare la riduzione dell'impatto sia quella di approcciarlo con rispetto, possiamo rispettare la nostra salute, l'ambiente o gli animali. Dove è più efficace? Innanzitutto vediamo se è efficace una scelta veg salutista. Questo è un passo di un trattato, una posizione dei dietisti americani del 2003, che ci dice, ve lo leggo, non so se si legge ovunque, però vediamo.
diete vegetariane correttamente pianificate, dove per vegetariane sono intese anche le diete vegane, specificate più avanti. Le diete esattamente vegetariane o vegane sono salutari, adeguate dal punto di vista nutrizionale e possono conferire benefici per la salute, oltre che favorire notevolmente la prevenzione e il trattamento di alcune patologie. Diete vegetariane ben pianificate sono appropriate per individui in tutti gli stadi del ciclo vitale, ivi inclusi gravidanza, allattamento, prima e seconda infanzia e adolescenza, nonché per gli adulti. Quindi sicuramente è una scelta che ha un senso per tutelare la salute e per prevenire malattie. Non lo dice il che è arrivato, lo dice un'associazione di dietisti che si è unita. Se qualcuno di voi ha dubbi su dubbi a riguardo, perché parlando col proprio medico di base o con un nutrizionista sono state dette certo c'erano altre cose, terrei questi dubbi per la seconda parte. Comunque, come dato, i dietologi che hanno fatto ricerche su questo campo ci dicono questo, quindi che non solo fa bene, può essere utile per prevenire molte malattie ed è idonea a tutti gli stati, tutti gli stadi del ciclo vitale. Una cosa che qui non vi ho evidenziato, ma che è importantissima per chi a un certo punto, grazie a qualche ispirazione o magari dopo questo incontro, dice un ragionamento d'eco, ho capito la scelta giusta, la cosa fondamentale è ben pianificare, che è specificato, quello è fondamentale, non è che da oggi diciamo no, grazie ad Andreozzi ho capito dell'impatto eccessivo, no, devo cambiare tutto, vado a casa e prendo 4 kg di ginocchio e mangio solo 3. No, bisogna fare una dieta ben pianificata, così come una dieta ben pianificata andrebbe comunque fatta. Questo, cioè, fare una scelta bene non richiede, anzi, di fare una dieta più attenta. È un pretesto per fare una dieta più attenta. È un pretesto per prevenire malattie cardiovascolari, tumori o obesità. Un pretesto grosso che ci dà questo troppo impatto che ha un'alimentazione onnivora. Di per sé è una scelta che potrebbe, la dieta ben pianificata potrebbe arrivare, e spero per voi che non vi arrivi mai, ma magari conoscete qualcuno che è arrivata, come esigenza per problemi di salute, ingrassamento, eccetera, eccetera, vengono consigliate le diete appositamente studiate proprio per aiutare a garantire la salute. Quindi la scelta salutista è una scelta che ha un suo perché, così come anche la scelta ambientalista ha un suo perché. Vi ho portato qui alcuni dati con alcune fonti, ve le leggo insieme. Spreco di energia. Le calorie di combustibile fossile spese per produrre una caloria di proteine della soia sono pari a 2. Per il grano servono 3 calorie, per il latte 36, per il manzo 78. Inquinamento da deiezioni del latte. Negli Stati Uniti è stato calcolato che gli escrementi provenienti dagli allevamenti intensivi inquinano l'acqua più di tutte le altre fonti industriali raggruppate. Abbattimento delle foreste. Circa il 70% delle foreste tropicali sono state abbattute per far posto a pascoli per bovini. Dopo 5-6 anni l'area si desertifica e viene abbattuta un'altra porzione di foresta. Quando un'area si desertifica, in molti casi l'area, il terreno non è più fertile, quindi in questo senso si parla di consumo del suolo, cioè un terreno che non è più riutilizzabile. In alcuni casi, per fortuna, dopo lunghi periodi di tempo, il terreno torna a essere utilizzabile, ma immagino con quali difficoltà. A corroborare ancora l'ipotesi di una scelta veg, c'è un caso simpatico dell'homo neanderthalensis, era carnivoro, si è estinto. Ma sì, ok, va bene. Abbiamo un sacco di motivi per fare questa scelta, ma ci possiamo interessare del nostro benessere senza interessarci di quello della natura? Scegliendo la scelta salutista, lo schema che vi ho fatto vedere all'inizio, quando vi ho parlato di che cos'è l'ambiente, ci dice che fino a un certo punto, perché molte persone dicono sì, però va bene, ma la mia salute viene prima. Sì, vabbè, ok, certo, perché sennò non saresti qua a parlare, se non ci fosse la tua salute tu saresti morto, e quindi ovviamente viene in un certo senso prima, ma che cos'è che sta a monte per la tua salute? Quindi cos'è che permette la tua salute di esserci? Abbiamo visto quanto sia dipendente dalla natura. Poi ci si può interessare del benessere della natura senza interessarsi di quello degli animali non umani e della biodiversità? Abbiamo visto che i servizi della natura dipendono dalla biodiversità. E allo stesso modo scegliere
per un motivo ambientalista, di dire no, ok, io non mangio più carne, che gli animali vengono lasciati liberi, senza interessarsi dell'enorme danno ecologico che deriverebbe dal lasciare in libertà tutti gli animali che attualmente sono domesticati, intendo dire proprio bovini, maiali. Se noi decidessimo di non mangiarli, dovremmo lasciarli liberi e senza adeguatamente pianificare la relazione che si instaura tra questi animali e l'ambiente, causeranno un danno ecologico di proporzioni veramente inenarrabili, un danno catastrofico per il numero che sono tutti questi animali che attualmente vengono tenuti in cattività. Per non considerare poi il fatto che se non considerassimo neanche questo aspetto, andremmo contro con la nostra dieta ambientalista veg, che mira magari ad eliminare appunto l'alimentazione carnivora, anche ai poveri, tra virgolette, possessori di gatti o cani che sono in certi sensi costretti a dare, per i cani no, in realtà, però per i gatti se non altro sì, a dare della carne al proprio animale. Se non ci fossero allevamenti intensivi non ci sarebbe mangime per i gatti, preferisco non parlare dei cani perché sui cani si potrebbe fare altrimenti. Quindi se si parla di un poco coerente e poco efficace impatto ridotto, tutto questo ha senso, ma per rispettare davvero salute, ambiente e animali, no. Salute, ambiente e animali vanno sempre considerati insieme, ok? Quindi in questo senso, da dove partire? Partiamo dalla salute? Partire dalla salute è una scelta che è accusabile di egoismo innanzitutto. Cioè, io faccio una scelta veg perché mi interesso della mia salute. Okay, quindi sulla coerenza e l'efficacia in generale, soprattutto sulla coerenza, potremmo essere attaccati di essere magari poco coerenti se poi magari ci diamo a quel drink in più, a quell'aperitivo in cui si mangia bene, o con le due tiri di sigaretta dopo il caffè. È poco coerente perché sì, ok, va bene, tu dici, va bene, ok, io non mangio animali per la tua salute, però cioè, gli animali continuano a essere allevati, la tua scelta comunque non cambia la cosa, l'impatto che ha sulla vita degli animali, tutto questo e sull'ambiente continua. Ed è anche poco efficace, perché comunque senza curarsi della salute dell'ambiente e di quella degli animali che consentono all'ambiente di erogare i servizi che ci servono, dici sì, ma stai occupando la tua salute davvero o no? Cioè, lasci che l'ambiente sia inquinato, e poi dici che mangi per stare meglio, ma dovresti considerare un po' di tutto. Insomma, è facilmente attaccabile su questi aspetti, e per questo tra le scelte è quella che pecca su un po' tutti i fronti, no? Coerenza ed efficacia. Però è socialmente accettabile ed è un enorme vantaggio questo, perché se io dovessi dire a una persona, no, vengo a cenare a te, però non mi cucinare, ma perché? No, perché mi fa star male, preferisco, no, insomma, no, va bene, ok, ti preparo due broccoli. Se invece gli dici no perché gli animali soffrono, cioè l'ambiente è un egoismo esteso. Molti ambientalisti dicono no, ma io amo la natura. In realtà quando dicono io amo la natura dicono io amo le future generazioni che devono poter utilizzare la natura. In realtà chi dice di amare l'ambiente tendenzialmente ama la conservazione di un certo livello di risorse che siano sempre a disposizione dei propri cari o delle generazioni future. La stessa prima definizione di sviluppo sostenibile negli anni 80 definiva lo sviluppo sostenibile proprio come uno sviluppo che rispetta la presenza delle risorse per le generazioni future. Ovviamente poi questa definizione col tempo è stata massacrata da ambientalisti, ecologisti, biologi che hanno detto che questa definizione è banalissima, ma è rimasta nel senso comune. Penso che se si parla di ambientalismo si parla di tutela delle risorse per il futuro e si dice appunto di amare l'ambiente, la natura, quando in realtà non si sta amando la natura, si sta amando la propria prole o la propria specie, vogliamo dire. Però comunque è un discorso sommario. Vi invito su questo aspetto, c'è un comico che si chiama George Carlin, scritto proprio così, che ha fatto un bel monologo sull'ambientalismo, lo trovate su YouTube, magari se abbiamo tempo dopo lo vediamo. Capito, l'ho fatto vedere, ti è piaciuto? Bene, poco coerente. E gli animali? Va bene, tu sei ambientalista, dici che non bisogna mangiare animali per l'ambiente, ok, quindi facciamo una cosa, prendiamo le mucche e le liberiamo dove? E poi c'è, cioè, queste mucche, cioè, mangeranno comunque dell'erba, la consumeranno, distruggeranno il suolo e faranno anche le loro feci e continueranno a scorreggiare tantissimo. Quindi in realtà, cioè, oddio, puoi dire che veramente ami l'ambiente se lasci tutti questi animali così. E poi voglio dire, il mio gatto, chi da mangiare?
cioè mi tagli tu, mi tanto un pezzo di dito e gli diamo da mangiare. È poco efficace, perché comunque sia, considerando, ponendosi solo sull'ambiente, si tralasciano alle volte gli aspetti della salute. Certo è che i due componenti, la scelta salutista e quella ambientalista, possono andare insieme, ma anche quando vanno insieme lasciano sempre fuori gli animali. E lasciando fuori gli animali abbiamo visto come la biodiversità sia un sovrainsieme dell'ambiente, il quale è un insieme di servizi da cui dipende la nostra salute, il nostro benessere, in senso proprio non solo di salute biologica, ma anche di benessere psicologico, che in realtà si tralascia un tassello importante. Anche questo però ha sempre più un vantaggio, che è socialmente sempre più accettabile, ok? Viene sempre più accettata una scelta, diciamo, veg di stampo ambientalista. Quindi se uno dice, appunto, guarda, no, non mangio carne perché ho paura che poi mi faccia venire il cancro al pancreas, oppure no, ma tu sai che l'Amazzone mi dice, ah, hai ragione, allora ti faccio i broccoli. Fanno sempre i broccoli, una di queste cose, diciamo. Sì, magari fanno un sorrisino, no? Tipo, ah, no, mi hanno e poi magari tirano la gomitata di questa cosa. Però più o meno va bene. Molto diverso se si parla di animali. Ma, come avete visto, io ho tentato qua di cancellare le mie scelte, perché la mia idea è che se si parte dagli animali si hanno dei grossi vantaggi in termini di coerenza e di efficacia. Innanzitutto si parla di vero altruismo, perché abbiamo a che fare con degli enti che sono diversi da noi, che non aiutiamo per noi, ma aiutiamo per loro nella loro diversità. Aiutarli, ci ritorno bene dopo, non vuol dire soltanto pensare io non li mangio, che stiano per i fatti loro, vuol dire interessarsi anche di finanziare per determinate società che si interessano di un loro reinserimento in natura, ok? Quindi non dire voglio che i macelli non esistano più, animali tutti liberi. Quindi vero altruismo. Ha una maggiore coerenza, perché si interessa appunto per un reinserimento, come vi ho detto, degli animali nell'ambiente, che tutela l'equilibrio dinamico degli ecosistemi. Quindi a cascata riprende anche la questione ambientalista ed è efficace, perché è un interesse per la propria salute e per quella anche degli altri animali, siano essi umani o non umani, quindi siano le generazioni future, siano i nostri figli o siano degli animali non umani. Però socialmente poco accettabile, perché? Perché si dice che sei un sentimentalista, che sei un mezzo mistico new age, che vuoi fare l'alternativo a tutti i costi, sei uno di quegli attivisti invasati talebani, come Leo tra l'altro. Insomma, vieni se stai accennando a me, sì, però non farmi carne, perché? Ah, ho capito, dai, va bene, dai, vieni, no? Poi facciamo la preghierina, meditiamo assieme, queste cose qua. Quando in realtà può darsi che quella sia una scelta, no? Ripeto, non sto parlando di legittimità o più o meno eticità di fare una scelta, per carità. Però questo discorso ha a che fare con un discorso etico che ha a monte una conoscenza del problema. Quindi vediamo cosa può essere una scelta veg animalista. Una scelta veg animalista ha i vantaggi di avere un effetto a cascata, che ritorna su sull'ambientalismo e sul salutismo. Cioè, ovvero, fare una scelta veg di stampo animalista, che è realmente interessata agli animali, ha un inserimento degli animali in natura, che ha una serie di effetti a cascata, per cui si è difficilmente peccabili di coerenza o di scarsa efficacia. Certo, non viviamo nel mondo in cui si possa essere pienamente coerenti con tutto questo, perché uno, per quanto si informi, eccetera, e va a scoprire, in questo esempio, chi segue i miei corsi e lezioni avrà ormai le scatole pienissime, però, cioè, stai attento a tutto, poi a un certo punto ti compri l'orologio della Casio, no, ah, non devo fare il nome di marca, un orologio di una marca, e poi trovi il tuo amico che così dice, ah, questo, ma non sai che l'amministratore delegato è lo stesso della Sintra? Cioè, non è facile, di una marca di carne molto, molto, molto famosa. Cioè, non è questo il mondo in cui si può essere pienamente coerenti. E non è questo il mondo in cui si possa essere efficaci. Ma questo non vuol dire che questo delegittimi il lavorare per un mondo in cui si possa cercare di essere sempre più coerenti e sempre più efficaci. Una scelta animalista è quella che, di questo stampo, pecca meno di coerenza e di efficacia. Si concentra sull'impatto.
impatto rispettoso del benessere degli animali, quindi dell'ambiente, quindi della salute umana, presente e futura, sempre per l'effetto a cascata. Però è anche un animalismo contestuale, cioè un animalismo che è interessato all'inserimento degli animali in natura, quindi a finanziare enti e aziende che lavorano in questa direzione nel rispetto dell'ambiente. È un benessere umano indipendente dallo sfruttamento e dall'uccisione degli animali, oltre che per scopi alimentari. Perché, dicevo, oggi parliamo di alimentazione, ma il discorso è estendibile, anche se ovviamente necessiterebbe di ulteriori spiegazioni, anche ad altri campi. Per chiudere, quindi, questa qua è una delle, anzi è la poesia più corta che esista, è il So Me We, Me Noi. Il suo autore non è un poeta, è Muhammad Ali. Un ex pugile, forse lo conoscerete, no? È stata riconosciuta come una poesia, è stata detta un suo discorso che ha tenuto, ha avuto l'occasione di tenere all'Università di Harvard nel 78. Lui ovviamente non ha avuto una grossa istruzione, ha fatto questo breve discorso che fondamentalmente ha detto: io non avrei mai pensato di essere qui a parlare. A un certo punto dal pubblico gli hanno gridato: ma dici una poesia! E lui, col suo cuore di chi conosce la persona, col suo carisma e con la sua simpatia, ha detto Me, We, Me, Noi. Me, Noi, che è, a mio avviso, uno dei modi, una delle poesie che dovremmo fare se vogliamo considerare veramente il problema del troppo impatto, dovremmo fare nostra per allargare il discorso al di fuori della nostra salute e dell'ambiente, che in realtà sono le generazioni. Cioè, per amare e rispettare noi stessi, i nostri simili, bisogna amare e rispettare i viventi che versano in noi, ascoltando alle volte anche quei sensi di colpa che ci parlano bene di noi in realtà, perché quando ci sentiamo in colpa per queste cose c'è una parte di noi che ci sta parlando bene, che non ci sta dicendo: guarda che tu puoi seguire una strada che ti fa sentire migliore con te stesso. Ma questo non serve per legittimare una scelta sentimentale o autoritaria, o per dire, o per lottare con la forza, per dire dobbiamo lasciare l'integrità degli animali, ma proprio per essere mossi emotivamente a fare proprio una prospettiva che è autorevole, perché è informata, tende a informarsi, a conoscere sempre più cose, e informandosi trasmette agli altri una scelta etica, che è veramente, oltre che essere etica, e abbiamo visto che anche le altre possono esserlo, ma una scelta etica il più possibile coerente ed efficace. Me, We, in questo caso, come costruire una relazione duratura, no? Prendere, tagliare lungo il bordo e ruotare, no? Questo ha a che fare con una relazione di coppia, ovviamente, ma vi ho fatto vedere prima, la vita è relazione. Cioè, tutte le forme di vita sono in relazione con l'ambiente, noi siamo in relazione con altre forme di vita. Per noi l'ambiente è la natura, dove per natura si intendono gli animali non umani, funghi, piante. Ma se un organismo venisse definito per il quantitativo di cellule che lo compongono, visto che 2/3 del nostro organismo sono composti da cellule batteriche, okay, 2/3 delle nostre cellule sono cellule batteriche, nel senso che noi ospitiamo circa 650 milioni di batteri solo nella nostra bocca, che servono proprio a tutelarci dai batteri invece non ci sono. Noi saremmo un ecosistema per queste batterie. Quindi il concetto di ambiente non è il concetto dell'albero col passo, è un concetto di una relazione che si instaura tra una forma di vita e un insieme di dinamiche che si instaurano tra le forme di vita. E in questa relazione, se si pensa alla mia salute o se si pensa alla salute delle generazioni a venire, chiamandola ambiente, si rischia di essere poco efficaci e poco coerenti e facilmente attaccabili anche dalle persone con cui ci dobbiamo parlare, che ci invitano a cena e ci fanno troppo. Se invece cerchiamo di ribaltare questo concetto da Mia Wi, come ci ha insegnato Muhammad Ali, forse qualcosa cambia. E qui ritorno, prima di andare all'ultima slide, su quel giochetto che vi ho fatto prima. Per chi non è arrivato, chi è che è arrivato tardi e non ha visto che ho aperto questo sito? Voi. Okay. Io, prima di iniziare, testimonio tutti gli altri, dite sì, sì, per favore. Io ho aperto questo sito. In questo sito, che si chiama La Vera Bestia, dove trovate una serie di video e documenti, c'è un bellissimo contatore che ci dice, da quando è iniziato questo discorso, quanti polli, quante anatre, quante maiali, quanti conigli, tacchini, oche, pecore, capri, comunque vitelli, bufoli, cavalli, asini,
sono stati uccisi nell'arco di circa un'ora. Questo dato non è un dato sommario, improvvisato, si basa su dei dati che facendo link, clic qui trovate il link. Direi che per ribaltare dal mio Wii abbiamo un sacco di pretesti validi, oltre che riguardanti il nostro impatto. Ovviamente questi dati ve li faccio vedere in crescita, li faccio vedere anche che se refrescio si riazzerano e ripartono, giusto per testimonianza che non è un po' sufficiente. L'ho fatto prima proprio per farvi questo giochetto qui. Concludo ringraziandovi, metto qua alcune citazioni di alcuni autori che hanno affrontato il tema del problema del mondo animale dell'alimentazione. Vi ricordo che il 15 dicembre, su proprio questa citazione che ci dice riconoscere un animale un soggetto e non un oggetto, allora sii coerente, parlando ancora di coerenza e di efficacia, no? Non domandare che cosa mangiamo oggi, ma chi mangiamo oggi. E su chi e cosa ci sarà Ettore Brocca il 15 dicembre, che si chiederà l'uno. Insieme a voi l'uno. Scusate, no, allora l'1 dicembre, ho sbagliato io a scrivere, si chiederà chi o cosa mangiamo. Ragazzi, sì. Arrivederci.